cari amici, anche oggi, un giorno eccezionale, siamo qui nello studio di Avvocato Cerchiare per parlare di certe cose. L'altro ieri, in una importante riunione che voi potete vedere tranquillamente su Alba Mediterranea, io ho parlato della Costituzione e ho detto che la Costituzione non è un divertimento, uno ioialo, come vogliono far pensare questi quattro imbecilli delinquenti che la vorrebbero cambiare quella che c'è, che non è perfetta, però è meglio di questa organizzazione di scassa palle. Ispirata da chi? Ispirata da J.P. Morgan, Rockefeller, e ci mettiamo anche Rothschild, è vero, questi signori i quali hanno chiesto agli italiani, a non meglio identificati italiani, di modificare la Costituzione, non per crearne una nuova, ma semplicemente per favorire il potere dei finanzieri internazionali. Detto questo, ci dobbiamo anche ricordare che ormai hanno mangiato la foglia quasi tutti, cioè restano solo quelli del PD, che notoriamente sono dei cretini, ma se escludi quelli del PD che votano sì, la maggioranza degli italiani hanno capito di che si tratta, anche perché ogni tanto qualcuno viene a prendere i soldi dalle loro tasche, quindi gli italiani capiscono anche quando c'è qualcuno che gli prende i soldi dalle loro tasche. Cioè sono delle mani che si infilano nelle tasche e non si infilano solo per toccare certe parti basse, ma anche per fregare i soldi. Allora, siamo qui per poter fare un ulteriore commento a quello che abbiamo detto l'altro giorno sulla Costituzione, perché la Costituzione è l'atto fondamentale dei rapporti civili, cioè in una società che vuole essere, non dico democratica perché è una parola priva di significato, è una società che vuole essere rispettosa dei propri concittadini, ci sono delle regole di fondo che vengono stabilite a priori, all'interno delle quali vengono fatte, che si chiama frame, no? Che si fa modalità di base all'interno della quale si convive e all'interno delle quali vengono fatte norme, leggi contingenti, meno contingenti e quant'altro. Se noi andiamo a vedere nella storia, una qualsiasi Costituzione c'è sempre stata, non è che non c'erano. Fin dai tempi, e l'abbiamo citato l'altro giorno, fin dai tempi in cui un certo Menenio Agrippa trattò e tracciò gli elementi della basilare Costituzione dello Stato romano, con la nascita di figure fondamentali mai esistite prima di allora all'interno dello Stato, cioè la figura dei tribuni, il tribuno della plebe, è una figura fondamentale, rivoluzionaria, la vera rivoluzione rappresentata dal diritto latino nei confronti di tutti gli altri popoli, di prima e di dopo, è appunto la costituzione dei tribuni della plebe, quelli ai quali si riferiva Simon Bolivar quando venne a Roma nel 1805 e venne al Monte Sacro, dove fece il giuramento al Monte Sacro, cosa che noi ripetiamo tutti gli anni, il 21 aprile, dato della nascita di Roma, che avrebbe realizzato un sistema equo con una Costituzione ispirata a quella romana. Detto questo, vogliamo fare un paio di precisazioni, però prima voglio fare un piccolissimo abbozzo di rassegna stampa, perché è quello che a noi interessa sempre. Questa è la Repubblica di sabato 15 ottobre, c'è una bella battuta che adesso leggerò. Ed è questa. Sarà da vedere chi sono di più, quelli che dicono no e poi votano sì, o quelli che dicono sì e poi votano no. Ed è una considerazione tipica di una persona, è vero che quello che fa queste critiche,
che conosce bene, che è Altan, e che conosce bene il popolo italiano. L'altra considerazione, perché se cominciano a scriverlo anche loro, significa, questa è la Repubblica Affari e Finanza, uomini che sussurrano ai potenti, così le lobby scrivono le leggi. Questa, per essere stata scritta sulla Repubblica, mi sa molto di inizio di cedimento. Allora, il fatto che loro, che sono l'autentica lobby che conosciamo molto bene, dicano che le leggi vengono fatte dalle lobby è molto significativo, come dicevo all'inizio, di una marcia indietro, perché si stanno rendendo conto che la rivoluzione sta per scoppiare. Perché parlo di rivoluzione? Perché la storia dell'umanità è di una chiarezza allucinante. Tra l'altro, avviene così anche nei rapporti tra i singoli cittadini, tra le singole persone. E ce lo ha dimostrato in maniera inequivocabile il comportamento di Putin e della Russia, la quale ha lasciato che gli americani spadroneggiassero, convinti di avere in mano la situazione, ha lasciato che l'ISIS, palesemente, non siamo soltanto noi a dirlo, lo dice anche Trump, creatura della CIA, pensasse bene di spadroneggiare, e quando questa ISIS si è allargata è arrivata la batosta, è arrivata la botta molto forte, per cui questi qui si sono subito ricreduti, perché si fa sempre così. Allora, uomini che sussurrano ai potenti, così le lobby scrivono le leggi. Ripeto, le lobby scrivono le leggi. La lobby fondamentale è quella dei finanzieri, dei grandi enti finanziari, quelli che ritengono di controllare il mondo da un paio di secoli a questa parte. Ripeto, Rothschild, JP Morgan, Goldman Sachs, tutte queste organizzazioni e le loro filiali, che sono anche le multinazionali delle vendite e della produzione. Noi sappiamo perfettamente che le lobby sono sempre esistite nel mondo anglosassone e soprattutto nel mondo europeo. Nel Parlamento europeo, pensate che si conteggiava qualche anno fa che per ogni parlamentare europeo c'erano circa una trentina di lobbisti. Allora, quando uno dice il parlamentare europeo non conta niente, va bene, non conterà niente, però se è invitato a cena quasi tutte le sere, se gli fanno delle regalie, se gli danno dei soldi, contano per poco, non ne frega niente della cifra che prendono come retribuzione per andare a quell'inutile Parlamento europeo. Bastano le regalie che gli fanno le lobby perché si accontentino di ubbidire alle loro disposizioni, votando o proponendo delle leggi che sono quelle che vogliono le lobby, che sappiamo sono quelle della finanza, le multinazionali della chimica, le multinazionali della farmaceutica, le multinazionali soprattutto dell'agricoltura, perché è lì, è soprattutto negli interessi delle multinazionali dell'agricoltura, quelle che fanno gli OGM, che si scatena sempre la grande battaglia, dove apparentemente coloro che difendono la natura e con ciò stesso che difendono la razza vivente, qualsiasi razza vivente, sembrano soccombere. In realtà non è vero nemmeno questo, perché noi sappiamo che di recente la Monsanto è stata costretta a vendere se stessa alla Bayer perché non ce la faceva più. Evidentemente ci sono delle operazioni contrarie a questi mascalzoni che alla fine hanno la meglio. Ricordiamoci anche che il fondatore e padron della Monsanto, circa una quindicina di anni fa, un noto rabbino che aveva una sua sinagoga dove diceva e insegnava quello che riteneva fosse giusto, fu costretto al suicidio perché gli avevano fatto fallire le azioni della Monsanto alla Camera. Detto questo, io vorrei farvi vedere un paio di altre cose che voglio in un secondo dirvi, perché poi cederò la parola all'avvocato Cerchiara. Questo qui è una rivista prestigiosa, peccato che il finanziatore è morto e dopodiché non se ne è parlato più. La rivista si chiama Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale. Qui c'è un bellissimo commento della Costituzione del Carnaro,
che sarebbe bene che molta gente si leggesse. Qui si parla di Costituzione, qui si prende per buono le idiozie che dice un Matteo Renzi e le stronzaggine che dice una cretina integrale, qual è la Maria Elena Boschi, se ne sono accorti anche le persone più, come dire, più banali. Ogni volta che quella apre bocca la gente inorridisce, quindi si sono resi conto con chi abbiamo a che fare. E la Maria Elena Boschi sarebbe quella che ha compilato questo obbrobrio di riforma costituzionale. Ma questa, cara signora, è molto senza scrivere, e senza leggere, scrivere e fare di conto, capito? Un giorno o l'altro gli chiederemo di dirmi quanto ha preso agli esami di terza elementare. Dopodiché, ripeto, leggeremo il commento alla Costituzione del Carnaro, che è quanto di più perfetto, assieme. Quindi io farei una declinazione partendo dallo statuto nato dall'incontro tra Menenio Agrippa e la plebe in rivolta al Monte Sacro, dal giuramento di Simon Bolivar sempre al Monte Sacro nel 1805, a circa 2000 anni di distanza dal primo incontro tra Menenio e Agrippa, il quale ovviamente la ebbe vinta col famoso apologo, attraverso il quale faceva vedere come la struttura di una società rappresenta l'equivalente, la proiezione della struttura di un corpo vivente, con la mente, il corpo, il cuore, le arterie, le vene e gli arti. Poi passiamo alla Costituzione della Repubblica Francese all'epoca della Rivoluzione, passiamo a qualche altra Costituzione francese soprattutto. Ricordiamo che la Francia ha questa caratteristica: ogni volta che cambia qualcosa sente il bisogno di creare un'apposita Costituzione. Ricordiamoci che anche lo Stato francese, l'État français, quello che impropriamente viene chiamato il governo di Vichy, che in realtà era perfettamente legittimo, essendo il presidente della Repubblica Francese Pétain, stato nominato dal governo legittimo prima ancora della resa di fronte alle forze tedesche avanzanti, e poi la Costituzione della Repubblica Romana nel 1849, la vera e propria Costituzione mazziniana, e infine la Costituzione della reggenza del Carnaro, che disgraziatamente non ha potuto essere realizzata, ma è un esempio formidabile di una capacità preveggente, come è scritto qui in questo articolo del professor della facoltà di scienze politiche della Sapienza, che si chiama Paolo Bargiacchi. Detto questo, io cedo la parola all'avvocato Cerchiara. Se devi dire qualche altra cosa, fallo, perché io ho bisogno di un attimino di tempo. Va bene, allora prima di cederti la parola faccio vedere un'altra importantissima rivista. Questa è una rivista che apparentemente è passata inosservata, ma è una rivista che ha lasciato il segno, perché è una rivista che negli anni 60-70 era compilata dai più grossi pensatori italiani e anche stranieri in relazione a tutta la problematica dell'Europa nascente. Eccolo qui, questa è l'Europa, questo è il numero 13 e 14. Di questi articolisti ci sono alcuni che a noi interessano moltissimo. C'è qui il discorso di Barre, che è estremamente interessante. Siamo, e vi dico esattamente il numero, che è la data del 1972. Siamo nel 72, si parla tranquillamente di quello che è avvenuto in America con la decisione di Nixon di togliere la copertura dell'oro al dollaro. Per cui da quel 1971 la creazione della moneta non ha più riferimento ed è una creazione allo sbando. Il pirata che stampa più banconote è quello che vince. Tuttavia, siccome anche qui si fanno vedere tante cose, soprattutto
l'esigenza di unificare l'Europa, e io lo dico perché questa cosa è molto importante, un conto è l'Europa unita e un conto è questa Europa, sono due cose completamente diverse. C'è il tentativo di far credere che l'Europa non potrebbe esistere se non in mano ai finanzieri, che è un dato assolutamente falso. Distruggere l'Europa dei finanzieri non vuol dire distruggere l'Europa, vuol dire semplicemente creare la vera Europa, quella che voleva Mazzini fin dal 1821 con il pensiero di creare la giovane Europa. Adesso cedo la parola all'avvocato Cerchiaro. Aspetta, non mi sono cambiato. Finisci un attimo. Un minuto solo di saluto. Infine, siccome l'avvocato Cerchiaro si deve ancora preparare, facciamo vedere l'ultimo numero di Nexus, una rivista importantissima di cui consigliamo vivamente la lettura. C'è un sottotitolo che a noi interessa moltissimo. Una nuova guerra mondiale o un nuovo risveglio mondiale? Ora, questo è un punto essenziale. Noi oggi siamo in un momento cruciale con la nascita di un nuovo sostanziale paradigma. Spesso la nascita di un nuovo paradigma si accompagna con una grande deflagrazione bellica. È fuori discussione, perché chi gestisce il potere, chi gestiva il potere, non lo molla facilmente, e chi vuole creare un nuovo potere sulla base del nuovo paradigma deve sempre faticare per andare al potere e creare una nuova forma di convivenza. Adesso cedo la parola all'avvocato Cerchiaro. Vadi! Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiaro. Allora, l'avvocato Cerchiaro aspettava che io pigiassi il bottone, capito? Adesso che ho pigiato il bottone, no, incomincio a parlare. Devo parlare sempre delle solite cose, purtroppo fin tanto che... Sei monotono! Quindi, per quanto riguarda il canone RAI inserito nella bolletta elettrica, si può scrivere l'email che io ho inviato, che chi vuole la può inviare, mi telefona, mi dà l'email... Mi chiama a questo numero qui, 333-87-84-312, ripeto, 333-87-84-312. Cioè, così piano, siccome tu lo ripeti, quando uno ripete un qualcosa, lo ripete alzando la voce, invece tu ripeti abbassando la voce, perché è un ottimo criterio per farsi capire. Andiamo avanti. Comunque, ripetiamolo per l'ultima volta, 333-87. 84-312. Di che cosa dobbiamo parlare noi oggi? Decidilo tu, io quello di cui dovevo parlare, ho parlato. Dobbiamo parlare delle concessioni demaniale, mariale, demaniali marittime. E praticamente noi come Astro Conservatore abbiamo presentato un atto, perché voi sapete che c'è una direttiva della Comunità Europea che, secondo appunto la Comunità Europea, vieterebbe allo Stato italiano di poter concedere una proroga ulteriore a questi proprietari di queste concessioni, diciamo ai gestori di queste concessioni. Sì, gestori di queste concessioni, e praticamente per cui c'è una grande turbolenza nel settore, perché che cosa succederà? Succederà che se il governo italiano non concede un'ulteriore proroga, praticamente saranno sottoposte a gare tutte queste soprattutto quelle più grosse marittime, ed è facile pensare che le multinazionali intervengano al posto di soggetti italiani che sono famiglie che da tantissimo tempo, anche da un secolo, gestiscono queste aziende. Ora, normalmente si può discutere sull'argomento, perché molti non sono d'accordo su questa proroga infinita che viene data a loro, però bisogna anche considerare che queste persone hanno investito per tanto tempo, hanno acquisito... Nella previsione di poter delegare,
come dire, dare in eredità ai propri eredi, certo, quella proprietà e quel questo lavoro. Perché sono, perché sono di natura familiare, e quindi è anche vero che possono aver sbagliato gestione, possono non aver pagato le tasse, possono praticamente aver commesso anche... No, perché gli altri le pagano secondo te? Sto parlando in generale. No. Però è anche vero... Se le prendono le multinazionali fanno come fanno i supermercati. Invito i nostri amici a vedere quando danno la ricevuta, i supermercati, sotto c'è scritto ricevuta non fiscale. Perché non è fiscale, non è prevista che quella ricevuta, che quello che loro hanno incassato, debba essere tassato nell'interesse dello Stato italiano. Non si sa dove vanno a finire questi soldi. Quindi noi abbiamo fatto questa istanza che cerca di tutelare questa situazione. Naturalmente noi sappiamo che la Comunità Europea insabbia tutte le cose positive, perché chiaramente non è il loro interesse. Però abbiamo dato uno strumento, perché poi questo atto, questa istanza che abbiamo fatto, viaggerà tradotta anche in altre lingue. Abbiamo dato uno strumento a chi di dovere, a chi ha il potere, per poter difendere questa categoria. E per noi è un atto molto importante, anche perché, ecco, noi, ecco, possiamo dire una cosa, perché poi torniamo sempre, quasi sempre, allo stesso discorso, ed è questo, perché questi signori, questi gestori sono andati a parlare col governo, eccetera, eccetera. Loro cercano un aiuto. Ma perché il governo italiano non glielo dà mai? E solo ultimamente il Presidente del Consiglio si è mosso per cercare di ottenere qualcosa di più. Molto probabilmente solo per ragioni elettorali. Però se potrebbe anche averlo fatto perché ha maturato una convinzione che noi ci trattano male. Perché ci trattano male? Perché il leader turco chiede delle cose in materia di immigrazione, chiede dei soldi. Il leader ungherese afferma certe cose, tutti gli stati chiudono le frontiere, noi invece no. Perché noi non possiamo chiedere, non potevamo già chiedere delle variazioni, una flessibilità diversa, un cambio di politica radicale, se non praticamente proponevamo un'alternativa, se non proponevamo un ultimatum? Perché questo avremmo dovuto fare noi. Il popolo italiano ha sofferto tantissimo col cambio dell'euro, il popolo italiano si è indebitato, non come proprio tutti gli altri stati membri, ma insomma il ceto italiano è stato colpito, l'Italia era la settima, ottava potenza al mondo, adesso i cittadini italiani sono ridotti molto male. E quindi praticamente avrebbe potuto chiedere molto. Chi si salva va all'estero, però lavora sempre per gli altri. Allora, può trovare anche una buona sistemazione, ma lavora sempre per gli altri. Ora, sembrerebbe assurdo. Quest'anno, l'ultimo anno, non so quante centinaia di migliaia, sì, di giovani italiani sono espatriati. Ma è chiaro anno. Che stanno qui non c'è lavoro. Per jobs out. Ma com'è che vanno all'estero, li pagano bene e trovano pure il lavoro? Questo mi spiego, mi voglio che qualcuno mi spiegasse, di queste teste di cazzo che stanno al governo. Non fanno parte dell'Europa anche gli altri paesi? C'è una differenza di gestione. C'è una differenza sostanziale di gestione. No, io dicevo, c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia negativa contro gli stabilimenti balneari, perché ha detto: non è possibile che uno Stato, è contro il diritto comunitario che uno Stato conceda la proroga sine die. Però ha anche affermato un concetto che è quello che vanno salvaguardate, però che lo Stato deve tener conto del fatto che, scusate un attimo, lo devo cercare perché, ecco, la tutela del legittimo affidamento che richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Ecco dove il governo italiano poteva insistere. Diceva, sì, noi vogliamo rispettare la sentenza, però la sentenza dice anche questo. E allora è questo qui, dal punto di vista giuridico. Ma una soluzione potrebbe essere quella di incentivare gli investimenti, dopodiché, di fronte a una certa situazione, cioè, guardate, io fino all'anno passato ho fatto questi investimenti, o me li pagate o mi date, rinnovate la concessione. Oppure l'indennizzo, come quello che abbiamo scritto noi, no? Appunto. È previsto da tutte le legislazioni degli Stati membri. Perché
la comunità europea non ne tiene conto nella direttiva, certo, Bolkestein, allora, certo, vuol dire che è pilotata. Certamente. E noi sappiamo bene che è pilotata dalle multinazionali. Comunque, e quindi, ma quello che volevo dire io stasera, proprio, ma come l'italiano c'ha un assist incredibile la Corte di giustizia. Ah sì, bisogna tener conto anche di questo, nonostante tutto. Benissimo. E allora, io faccio una legislazione che ne tiene conto, poi tu fammi ricontestare un'altra volta. Con la comunità europea bisognerebbe fare come fanno spesso, come ha fatto l'Inghilterra, che per ogni questione si è messa a contestare, che per ogni questione si è messa a contraddire, che per ogni questione si è messa a far valere le proprie ragioni indipendentemente dalla comunità, perché questa è la maniera giusta per operare. Non è quella di dire tanto, perché poi che cosa succede? Che non è vero che tutti sono assoggettati, perché la Germania aiuta le proprie banche, perché la Francia supera il deficit, perché le nazioni più importanti violano molte regole economiche, perché tutti i paesi mettono i muri, mentre taluni, come noi diciamo, che siamo costretti per forza praticamente a far venire i mesi. Quindi non c'è questa uniformità, è quello che bisogna fare, difendere il proprio paese. I nostri governanti non l'hanno fatto, non l'hanno fatto minimamente, hanno consentito che il nostro paese, da un paese di livello elevato dal punto di vista economico, sto parlando, diventasse un paese di serie C, perché adesso siamo in periodo di grave recessione. E poi si emettono atti come il Jobs Act, che sono delle furbate, ma non possono praticamente prendere in castagna, praticamente prendere in giro un esperto di diritto del lavoro. Se fai dei benefici fiscali alle aziende, dai dei benefici fiscali per assumere, benissimo, però poi non diminuisci la tutela del lavoratore. Invece no, sono fatti apposta, perché aumentano praticamente la possibilità della gente che va al lavoro, ma poi consentono all'azienda di licenziare senza che il lavoratore si possa difendere come prima. Allora ha peggiorato di molto la situazione. Quindi non solo non ha aiutato, ha peggiorato. Quindi quello che volevo dire, nel caso delle concessioni dei demaniali marittimi, ci sarebbe veramente l'occasione per poter, noi come governo, noi dire qualcosa di molto importante, stabilire qualcosa e salvare le imprese. Però purtroppo non lo fanno perché praticamente non lo vogliono fare. E quindi si rimarca ancora una volta invece la differenza con altre nazioni che hanno fatto valere le loro ragioni, che hanno politici che nonostante tutto, perché nonostante anche loro siano praticamente controllati, condizionati dalle multinazionali, dai poteri forti, dalle banche eccetera eccetera, sono stati in grado comunque magari di creare una piccola area, di creare un qualche cosa, delle decisioni politiche che hanno favorito i loro paesi. I nostri governanti no. Ma c'è di peggio. Noi abbiamo un ministro dell'economia in senso lato, tale Padoan, che arriva in Italia dopo essere stato ministro dell'economia in Argentina e in Portogallo. Lo sapeva qualcuno? È un apolide che ha portato alla rovina l'Argentina e il Portogallo. Adesso è arrivato in Italia, non si sa dove venga, chi è il suo cognome, chi gli ha dato quel cognome, se è un cognome vero o un cognome fittizio, e adesso sta rovinando l'Italia. È il ministro dell'economia italiano. Io vorrei che il dottor Vitale concludesse, perché sì, noi abbiamo in mente di fare, lui ha in mente di fare un'azione contro tutti questi politici italiani e non giuridica. Siamo assolutamente disponibili, ecco, a parlare. Se tu ne vuoi parlare. No, se no, parlo io, le parli tu perché è importantissimo. Cioè, con una denuncia, denunciare tutti questi i nostri soggetti amici che vogliono venire, lo a faranno anche loro. Lo farò dal dottor Vitali, denunciare tutti quei soggetti che hanno avuto praticamente rapporti, benefici, regalie, cointeressenze, collaborazioni con le banche più importanti mondiali, con le multinazionali eccetera eccetera. Per questo è molto importante, anche perché lui con l'articolo di Repubblica ha un po' introdotto già il tema. Ecco, noi
cercheremo di operare in tal senso, perché pensiamo che questa sia una cosa molto importante. Okay. Buonasera a tutti, grazie. Ecco, anche per questa sera la nostra chiacchierata l'abbiamo fatta. Lunga la strada, corta la via, voi dite la vostra, che noi abbiamo detto la mia. Noi abbiamo detto la mia.